Zecchino d'oro numero 67. Allora, Lorenzo Baglioni e Carolina, benvenga. Voi siete i conduttori. Carolina, tu ormai sei una abitué da amica dello Zecchino. Esatto. Lorenzo, per te è la prima volta, quindi partiamo. Per anzianità di servizio, diciamo di servizio, così. Cioè, quello ovvio. E di galanteria con Carolina. Allora, questa è la tua edizione numero? Allora, dello Zecchino d'Oro è la seconda. Poi okay. Ho partecipato a tantissimi speciali con, certo, con tutta la famiglia dello Zecchino. Ho basato la mia carriera sui bambini, nel senso che tutto quello che faccio attualmente, dai miei programmi su Rai Kids, ai miei contenuti su YouTube, eccetera, eccetera, sono comunque ruotano tutti intorno proprio al mondo dei bambini e ai bambini. Oltre ad avere una figlia che adesso e gli show live fa, ricordiamo anche che fai e ai tour al teatro col eccetera topone. Eccetera, esatto, quindi devo dire che è un po' casa mia, ok, il mondo dei bambini, e sono molto contenta di condividere però quest'anno il palco, chiamiamolo così, con Lorenzo Baglioni, che anche lui è fortissimo soprattutto con questo suo progetto YouTube molto divertente, autore. Ti voglio presentare. No, è una cosa fantastica. Autore, e come mi sta presentando? È autore di livello, di livello. Tra l'altro ha scritto anche una bellissima canzone lo scorso anno proprio per lo Zecchino. E quest'anno invece ce l'abbiamo conduttore. Ce l'abbiamo qua. Guarda, prendo lo scettro. E quindi questo passaggio dall'altra parte della barricata, com'è stato? Cosa allora, uno dovrebbe essere molto emozionato di condurre lo Zecchino, e lo sono. Ma io c'ho, ragazzi, ma io c'ho accanto Carolina, benvenga. Insomma, ma qualunque cosa succeda, io al massimo metto a fare il coccodrillo come fa, e tanto so che lei poi prende in mano la situazione. Ci vogliamo bene davvero. Poi lo Zecchino d'Oro, ragazzi, è una cosa straordinaria. Non siamo in due, ci sarà anche Topo Gigio. Questa è una cosa, io quando ho chiamato la mia nonna solo per dirglielo: nonna, ti devo dire una cosa, dimmi, che mi devi dire, vuoi venire a pranzo da me? No, una cosa ancora più bella. Condurrò Zecchino insieme a Carolina e a Topo Gigio, che è una celebrità. Topo Gigio da anni e anni. Poi c'è anche Carlo, però c'è anche Carlo. In un angoletto c'è anche Carlo Conti, così diciamo. L'angolo più importante, esatto, che è quello della finale. Abbiamo anche Carlo Conti, ovviamente, che come sempre condurrà la finalissima. Assolutamente, che bisogna di cosa aggiungere, che dovete, ecco, guardare lo Zecchino d'Oro, sì, che ci vediamo. Che esperienza è stata, insomma? Ma non è stata ancora, non l'ho fatto, quindi domani cominciamo, scherzi a parte. Diciamo che è cominciata la parte creativa, quindi abbiamo lavorato con gli autori, e posso dire che ho portato anche qualche mio format che ogni tanto va sui social in trasmissione, e devo dire che gli autori sono stati, mi hanno abbracciato, mi hanno accolto, mi hanno dato, non carta bianca ovviamente, però mi hanno dato molta libertà in quello che potremo fare insieme a Carolina, quindi sicuramente la chiave poi è divertirci. E non accade sempre questo, eh? Assolutamente, infatti questa è una cosa che ci tenevo a dire, quindi insomma ci hanno messo a nostro agio, molto, perché poi questa è la cosa importante, riuscire a essere noi stessi in un palcoscenico tra virgolette così importante come lo Zecchino d'Oro, perché lo Zecchino d'Oro c'ha questa caratteristica, che quando tu dici, diciamo nel nostro percorso entrambi abbiamo fatto delle cosine, ma quando dici faccio lo Zecchino d'Oro, non so se anche a te ti succede, si illuminano gli occhi dell'ascoltatore, perché lo Zecchino d'Oro è un'istituzione. E proprio perché è un'istituzione vi faccio una domanda che nessuno vi ha mai fatto. Vediamo, cioè, voglio sapere la vostra canzone preferita dello Zecchino d'Oro. Mai fatta, ma non però di quelle mainstream, ma di quelle magari più di nicchia. Cioè, non mi dite 44 gatti, insomma, okay, però ditemi qualcosa più di nicchia che Guarda, vi viene in mente. Io devo essere sincera, ne ho veramente tante che mi piacciono, però dello scorso anno mi sono rimaste nel cuore Il Panda con le Ali, che mi ha emozionato tantissimo, e la canzone scritta da Piero Romitelli sulla mamma, bellissime. Sono le mie due preferite attualmente dello Zecchino d'Oro. Ovviamente non sto contando le hit che ci hanno accompagnato dall'infanzia a oggi. Ecco, invece Lorenzo, a parte quella che ha scritto, assolutamente no, allora devo dire che volevo dire anch'io la canzone bellissima di Piero, ma cambierò, ovviamente non potendo citare le grandi hit, anch'io rimango nell'ultima edizione, dove c'è una canzone che però per me rappresenta molto, che si chiama I Numeri. Ora, io, avendo scritto varie canzoni sulla matematica, venendo da quel mondo, sono un ex docente di matematica, quella è una canzone che mi sta particolarmente a cuore, perché racconta proprio questo, che si può spiegare la matematica in una maniera differente, e quella è un ottimo esempio di come si possa fare una didattica alternativa con la musica.
Beh, e non vi posso non chiedere, visto che insomma avete Carlo Conti come terzo, diciamo così. Oddio, come terzo, io lo metterei primo. No, noi lo mettiamo come terzo. Quando c'è Conti lo dico come primo. Vabbè. Per ora è terzo. Insomma, un pensierino, ma io ci avrei la canzone per Sanremo. No. Ah, ma perché non lo sai ancora che noi due... In coppia saremo, esatto, facciamo questo scoop. Poi te lo diciamo quando spegni la camera, dai. Bene, io poi lascerò acceso e quindi metterò i vostri faccioni con il deepfake, perfetto. Quindi aspettandovi a Sanremo, ma insomma questo ci crediamo poco. Invece, prima di darci l'appuntamento, parliamo invece della bella iniziativa che avete nel bollone rosso appeso, perché quella forse è una delle cose, se non la più importante. È la più importante, perché in realtà ovviamente è tutto bellissimo, però tutto nasce per dare supporto a Operazione Pane. 45538 è il numero, noi lo stiamo ovviamente dicendo a tutti quanti. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo lavoro, anche gli anni precedenti, però si sa che di anno in anno bisogna migliorare. Quindi anche quest'anno, mi raccomando, bisogna donare i pasti. Parliamo ovviamente delle mense francescane che si mettono a disposizione di tutte le persone che non hanno la possibilità, e sembra a volte un po' lontano, no? dal nostro mondo, dalla nostra quotidianità, pensare che c'è chi non si può permettere un pasto. Noi li possiamo aiutare. 45538. Benissimo. E allora, visto che in questa intervista non c'è del patriarcato, l'appuntamento invece che farlo fare a lei, che non è la nostra valletta, sì, lo facciamo fare a te, che sei l'uomo dei numeri, quindi dacci i numeri del festival. Diamo un po' di numeri. 29 e 30 dell'undicesimo mese, perché non si può dire, bisogna dare i numeri, quindi novembre, ci sarà lo Zecchino d'Oro. A che ora dice? Verso le 17, 17:05 si comincia verso quello. Dice, ma su quale canale? Su quello che è fatto così, Rai 1. E poi anche il primo dicembre, sempre verso quell'ora, sempre su Rai 1, condurrà Carlo Conti e noi saremo sempre un po' lì a dare un po' di fastidio. No, non è vero, siamo in giuria a commentare le canzoni, quindi ci vediamo tra poco. Insomma, ora rimane soltanto quello, rimane andare in onda, rimane ascoltare le canzoni. Ciao.